scopo di questa lezione è dimostrare il primo teorema di incompletezza di Gödel. Questo teorema, difficile, famoso, afferma che esiste una formula G chiusa nell'aritmetica di Peano e in realtà in ogni teoria assimilabile ad essa, che sia vera nel modello standard ma non dimostrabile. Il cuore del teorema di incompletezza di Gödel è dato dal lemma di punto fisso. Esso è enunciato come segue. Se noi prendiamo una teoria in cui ogni funzione calcolabile sia rappresentabile, immaginiamo per semplicità la aritmetica di Peano, e sia A una formula avente una sola variabile libera, e per convenzione la chiamiamo Y, allora possiamo far vedere che esiste una formula delta A che non abbia variabili libere e tale per cui all'interno della teoria possiamo dimostrare che delta A equivale ad A in cui il numerale di delta A sostituisca Y. La dimostrazione è alquanto complessa. Iniziamo osservando che nella logica pura, al primo ordine, è facilmente dimostrabile che B in cui K sostituisce Z equivale a esiste un Z tale per cui Z uguale K and B. Iniziamo definendo una funzione delta F da formule a formule, definita come delta F applicata alla formula B ci restituisce la formula esiste un Z tale per cui Z è il numerale di B and B. Evidentemente questa funzione è calcolabile perché data una formula possiamo calcolare il suo numerale, in quanto possiamo calcolare la sua codifica e rappresentarla all'interno della teoria XI, e quindi possiamo semplicemente assemblare la formula risultato. Noi possiamo definire la funzione delta n come la mappa delta f pensata da numeri in numeri, e più precisamente la mappa che va dall'immagine delle codifiche delle formule verso le codifiche delle formule. E precisamente possiamo definire delta n di g di b come g di delta f di b, dove G è la codifica di Gödel e di conseguenza delta N di G di B è calcolabile. Per ipotesi, avendo supposto che la nostra teoria XI sia in grado di rappresentare tutte le funzioni calcolabili, deve esistere una formula delta avente due variabili libere, diciamo X ed Y, tale che delta rappresenta la funzione delta N. In particolare, essendo rappresentabile, deve essere possibile dimostrare quanto è scritto nella slide, ovvero che delta, in cui il numerale di B sostituisce di X, equivale a Y uguale al numerale di delta N di G di B. Possiamo, senza assolutamente tagliarci alcuna possibilità, quindi senza ledere la generalità, possiamo definire delta di A come delta F di F per una qualche formula F che non abbiamo ancora trovato. Questo ci consente sostanzialmente di dire che delta A ha una certa struttura, una certa forma. Non è completamente generica, tuttavia la forma che stiamo imponendo, il fatto di essere nell'immagine di delta F, non ci comporta alcuna pregiudiziale. Con queste definizioni, che sono apparentemente scollegate fra di loro, in realtà possiamo dimostrare il lemma di punto fisso essenzialmente per puro calcolo. La dimostrazione
che faremo scorrere passo per passo è la seguente. Quest'ultimo passo ci suggerisce naturalmente quale forma debba avere F. La formula che abbiamo usato per definire delta A e che abbiamo lasciato da determinarsi. Infatti, ponendo F come esiste un Y tale per cui vale sia delta che A, otteniamo la formula D è definita come si legge nella slide. Essa ha due variabili libere, x e y, e il senso della sua definizione è che x e y sono due espressioni del linguaggio. In particolare, x è una dimostrazione e y è una formula. E questi due oggetti sono legati dal fatto che y è la conclusione della prova x. In questo modo il predicato di probabilità t è una formula ed è precisamente la formula esiste un x tale per cui d. E chiaramente le variabili libere del predicato di probabilità sono costituite dal singoletto che contiene y. È assolutamente evidente che la formula D in cui sostituiamo ad x il numerale di una dimostrazione e ad y il numerale di una formula A vale esattamente quando A è la conclusione della dimostrazione pi greco di A a partire dall'insieme vuoto di assunzioni. Di conseguenza T in cui il numerale di A sostituisce y vale esattamente quando A è dimostrabile. In altre parole, possiamo dire che la formula D dice sostanzialmente che dalla prova x, che non ha assunzioni, possiamo derivare la conclusione y, dove naturalmente x e y rappresentano le codifiche degli oggetti di cui stiamo parlando. Allo stesso modo, il predicato di probabilità afferma che quando andiamo a sostituire il codice di una formula alla sua variabile libera, allora t su questo valore vale esattamente quando la formula rappresentata da quel codice è dimostrabile. Le espressioni che abbiamo usato nella definizione della formula D non sono state esplicitate in quanto derivano dalla lezione precedente e rappresentano esattamente la formula che rappresenta l'insieme dei codici tutti, isExpr, l'insieme dei codici delle dimostrazioni, isProof, e l'insieme dei codici delle formule, isFormula.
a questo punto siamo pronti per enunciare il primo teorema di incompletezza di Gödel. Prendiamo una teoria T che abbia tre caratteristiche. In primo luogo, essa sia effettiva, cioè davvero scrivibile. In secondo luogo, deve essere consistente, priva di contraddizioni. E in terzo luogo, essa deve essere in grado di rappresentare tutte le funzioni calcolabili. Allora, esiste una formula chiusa G, una formula priva di variabili libere, tali per cui nella teoria T noi non possiamo dimostrare G e al contempo non possiamo nemmeno dimostrare non G. La dimostrazione è relativamente semplice. Iniziamo considerando la formula non T, in cui rinominiamo la variabile libera y in x. Applicando il lemma di punto fisso esiste una formula G, la quale, come richiesto, non ha alcuna variabile libera e tale per cui si può dimostrare che G equivale a non T, in cui il numerale di G sostituisce y. Questa è esattamente l'applicazione del lemma del punto fisso a non T, x al posto di y. Supponiamo dapprima che vi sia una prova pi greco che dimostri G. Allora, necessariamente, applicando l'equivalenza che deriva dal lemma di punto fisso, noi siamo in grado di dimostrare non T, in cui il numerale di G sostituisce y. Ma visto che pi greco è una prova di G, vale anche che è dimostrabile che D, in cui il numerale di pi greco sostituisce x e il numerale di G sostituisce y, è probabile. E quindi possiamo provare che esiste un x tale per cui D, G sostituisce y, semplicemente per introduzione di esiste. Ma questo è esattamente la dimostrazione di T in cui il numerale di G sostituisce y. Ma questo significa che noi abbiamo una formula e la sua negazione, quindi per eliminazione di non possiamo derivare il falso. Quindi la teoria è inconsistente contro la nostra ipotesi. Di conseguenza non è possibile che G sia dimostrabile. Allora, supponiamo che esista una dimostrazione pi greco di non G. Allora, applicando l'equivalenza derivata dal lemma del punto fisso in forma contronominale, otteniamo che T, in cui il numerale di G sostituisce y, è dimostrabile. Espandendo la definizione di T, otteniamo che esiste un x tale per cui D, in cui il numerale di G sostituisce y, è dimostrabile. Questo implica che esiste una qualche prova teta di G, tale per cui il suo numerale renda vera quella esistenziale. Quindi, di nuovo, otteniamo una contraddizione in quanto siamo in grado di provare contemporaneamente G e non G. E ancora una volta, questo è in contraddizione con l'ipotesi che la nostra teoria sia consistente. Pertanto è impossibile che noi siamo in grado di provare non G. Quindi non G non è dimostrabile.